Ciao ragazzi, oggi siamo a Marrakech in questa bellissima location. Il tempo è meraviglioso, splende il sole, ci sono 25 gradi e siamo molto felici di essere qui. Cosa vi racconto oggi? Oggi vi racconto qualcosa per essere felici. Innanzitutto, per essere felici è importante apprezzare il momento presente. È importante godersi il qui ed ora. È una cosa molto difficile per la quale io ho impiegato molto tempo e sicuramente sulla quale devo continuamente lavorare per riuscire, diciamo, a mantenere il focus. Perché generalmente non viviamo mai nel momento presente, siamo sempre, come dire, coinvolti, attanagliati dai pensieri di quello che dovremmo fare dopo, no? What's next? E quindi questo di fatto ci fa vivere in un futuro che ancora non esiste e soprattutto ci fa praticamente perdere il piacere del momento che stiamo vivendo. È qualcosa di veramente molto comune, però non porta molto, perché spesso pensare al futuro eccessivamente comporta preoccupazioni, comporta ansie, comporta effettivamente crearsi dei problemi. Questo perché? Perché mediamente il nostro cervello non è focalizzato su quello che potrebbe andare bene, delle cose che accadranno, ma piuttosto, come dire, è come un faro che illumina le criticità, quello che potrebbe andare storto in qualsiasi impresa, attività. E questo lo fa perché, non perché il nostro cervello in sé sia cattivo, ma siccome è programmato per la nostra sopravvivenza, è un po' come un detector di quelle che potrebbero essere le criticità, i problemi da affrontare, appunto, per garantire la nostra sopravvivenza. Questo sicuramente è un, come dire, è un meccanismo di protezione, di grande protezione che ci ha salvato e che ci salva quotidianamente, ma l'eccesso di questo fa sì che noi viviamo nella nostra mente dei momenti, delle ansie per qualcosa che di fatto non accadrà mai. Quindi è importantissimo focalizzarsi sul presente, godere il presente, il qui ed ora, e lasciare da parte, non dico dimenticare, ma come dire, lasciarli chiusi in un cassetto tutte le altre problematiche che comunque non potremmo risolvere in questo momento, ma che affronteremo step by step lungo il percorso. A me piace sempre fare paragoni con il cavallo, con l'equitazione, perché è uno sport che amo e perché in fondo mi ha insegnato e mi insegna molto tutti i giorni. Quindi, paragonandolo a questo, immaginate di essere in un percorso ad ostacoli. Avete 12 ostacoli da affrontare. Bene, mi preoccupo di affrontare un ostacolo alla volta. Fatto il primo, guardo il secondo, ma non mi preoccupo dell'ostacolo numero 8, del fosso, della riviera, è molto lontano ancora. Prima devo superare gli ostacoli dall'1 al 7. Se comincio a preoccuparmi dell'ostacolo 8, della riviera, del fosso, probabilmente fallirò già ai primi, perché avrò un'ansia. Quindi l'importante è essere focalizzati nel momento presente, godere il qui ed ora, essere consapevoli e consapevolmente programmare, organizzare il nostro futuro con la fede che poi, appunto, le cose troveranno una soluzione. In questo senso dobbiamo diventare anche più bravi ad abbandonarci un po', ad avere fede. Quindi questo è il mio consiglio di oggi da questa splendida location e da questa splendida giornata di sole. Ciao e alla prossima!